Bentornati amici, finalmente siamo ripartiti con i video, per vari problemi ci siamo fermati, ma adesso abbiamo ricominciato, vi promettiamo che faremo video bellissimi, uno più bello dell'altro. Come vedete, la sedia al mio fianco è vuota perché finalmente si è tornato un tassello mancante del canale. E per voi, Vittorio Mecci! Ciao Vittorio, ciao, ciao! Finalmente tutto bene? Va bene, sì, bene. Sì, sì, sì. Posso accomodarmi? Prego, prego. Grazie, ah, una bella postazione oggi. Ok. Sono contento di essere tornato. No, io ragazzi. No, scherzo, sono contento, contento. Niente, volevo subito approfittarne per dire qualcosa ai nostri Certo, iscritti. Certo. Innanzitutto vedete i contenuti mozzafiato da quest'anno. E per chi ancora non si fosse iscritto, consiglio di iscrivervi, ovviamente lasciare un like e un commento, perché diciamo ci spronerebbe a fare nuovi video. Esatto. Ah, e dimenticavi anche, se volete, se vi va, seguiteci sulla nostra nuova pagina Instagram e TikTok. Lasciamo qui in basso, in basso, cliccate, entrate. Enea e Vittorio si chiama, dove non solo mostriamo contenuti delle nostre avventure, ma anche divertimento, intrattenimento vario, eccetera, eccetera. Ok, chicca che non vedrete okay. Mai su YouTube. Allora, oggi siamo stati, vi mostreremo la nostra ultima esplorazione in un albergo abbandonato. E la sua particolarità, abbiamo letto le testate giornalistiche che parlano di senza tetto che sì. Vivono al suo interno. Li avremo scoperti, cosa abbiamo scoperto? Non si sa. Non si sa. Quindi procediamo al video e buona visione. Seguiteci. Tu qua. Ah, che devo entrare qui. Ovviamente troviamo un varco. Topi, state alla larga. Vediamo se troviamo tracce di umani. Certo, vedete. Sì. Oh Vittorio, c'è nessuno? Qui non siamo nemmeno entrati che già c'è nessuno nella tenda? La prima cosa strana sì, ci ha lasciato infatti molto perplessi, perché neanche eravamo arrivati al punto che subito vedevano cosa c'era. Cioè, secondo te in quella tenda cosa c'era? Boh. Ma secondo me sono quelli che raccolgono pistole, cose, sì, quindi già questo fa capire che comunque proprio ci sono questi poveretti che no, la cosa migliore è che non si sa mai chi trovi dei poveretti che siamo comunque trovare dei delinquenti, dei certo, armati, comunque molto psicopatici. Veramente sì. Non eravamo soli, giusto? Sicuramente non eravamo soli. Vabbè, adesso vediamo cosa accade. Allora, c'è un po' cappello. Allora, nella tenda i primi segni che ho trovato sono la tenda ovviamente col soccappello del cibo più una valigia con dei vestiti all'interno. C'è del cibo? C'è anche del cibo. Cibo in scatola o confezionato. Quindi probabilmente qui c'è qualcuno. Sì. Okay. Infatti le testate giornalistiche affermano che c'è un via vai di gente, tra cui molti extracomunitari. L'ingresso è molto facile. Siamo dentro. Allora, ragazzi, come potete vedere, l'immondizia è ovunque. Nel frattempo, Vittorio, hai trovato qualcosa? Allora, io di qua ci sono i sotterranei, però sembra che non ci sono tracce di umani. Umani? Quindi per ora via libera. Non so cosa sono, però questi sono dei segni sempre, come si chiamano? Satanici, con una scritta illeggibile. Però facciamo non è un buon presagio, anche di qui è pieno C30.
No, mi sono spaventato, era la nostra ombra vicino allo specchio. Allora, ragazzi, siamo entrati. È pieno di zanzare, ci stanno massacrando. Qua c'è una piscina che deve essere veramente fantastica, però ovviamente, come vedete, è tutto distrutto. È pieno di graffiti, all'interno c'erano dei graffiti non molto rassicuranti. Lì c'è una scala piena di vestiti. Io, Vittorio, direi di uscire di qui perché qui è solo la piscina. Magari negli altri posti sono meno zanzare. Diciamo di uscire anche velocemente. Allora, ragazzi, abbiamo fatto una breve pausa perché dentro era strapieno di zanzare, ma noi siccome siamo migliaia, abbiamo cambiato i vestiti e siccome siamo più furbi abbiamo comprato il magico Autan, il numero uno degli insetti repellenti in Italia. Dai, spruzziamocelo. A quantità, niente, se no ci mangio. Vai sul collo, eh. Sì, un po' dappertutto. Se funziona. Ok. Preso. La maletta si sporca, no? Non so che. Ma no, Daniela. Sto a me, non dobbiamo sopravvivere. Ah, è ripreso. Ah, zanzare. Morirete. Maledette zanzare. Pensavate di averla meglio. Va bene, ci proviamo all'ingresso. Visto che il tempo è un grigio pazzesco. Aspetta, tesoro, non te la sei spalmata qui sul collo. Vai, okay. Brava. Siccome c'è un tempo bruttissimo, fanno dei tuoni. Diciamo di entrare, sperando giusto che il nostro nuovo outfit e l'Autan ci proteggano. Ci proteggano da queste zanzare. Andiamo, dai. Ma cosa stiamo a dire? Ok, mi sa che qui siamo nella reception, mia. E anche nella me. Soprattutto la mamma mia, ti ricordi quante zanzare sono? Ragazzi, non potete immaginare, ci hanno sterminato. Beh, per fortuna che siamo andati a comprare quei vestiti, sì, del magico Autan. Sembravamo praticamente i 300 spartani contro milioni e milioni di persiani. Le zanzare ci hanno distrutto, ci hanno proprio distrutto. Ringrazio Enia per la felpa che mi ha... Sì, l'ho regalata io. Come regalo per essere tornato. Abbiamo pagato 7 euro. Un ottimo compromesso. Sì, qualità prezzo. Okay, bravo. Qua che c'è un pupazzo. Venom. Quello che vuole mio figlio. Ok, va bene, bando alle chiacchiere. Adesso la situazione inizia a farsi molto interessante. Oh, attento qua, vedi? È molto instabile, potrebbe crollare con il nostro peso, quindi... Bianco, guarda. Trima. Che dici, andiamo? È tutto pericolante, molto pericoloso. Come potete vedere, i corridoi sono ostruiti dall'immondizia, ragazzi, veramente non potete capire lo schifo che c'è qui. Visto che questo posto non abbiamo ancora spawnato, in mezzo ci stiamo zitti. Comunque, ok, YouTube, ci sono stati altri YouTuber qua prima di noi. Sì, qui dovrebbe essere qualche YouTuber che ha lasciato il suo link. Copiare YouTube, beh, yeah, vabbè, dopo lo vediamo, dai. Certo. Abbiamo letto le notizie, in pratica si dice che qui ci sono purtroppo dei senza tetto che vivono in queste condizioni veramente disagiatissime, quindi potremmo trovarne. Se le troviamo, speriamo di poter fare qualcosa di buono per loro. Certo. Magari sensibilizzare anche le persone questo problema. E magari anche trovare. Ma c'è un cane morto? No, quello secondo me è una pelliccia. Ragazzi, la suggestione è altissima. C'è una pelliccia per te, non so se si vede. La pelliccia di un giubbino. Sembrava un cane morto. Quello è un povero gabbiano. Ok, andiamo lì? No, vedi, vado avanti. Vedi se ci sono i topi. L'anno scorso qui ci fu un grande incendio. Non so se sia doloso proprio per... La luce. Se sia doloso proprio per far andare via le persone. Seguiamo. Però Vittorio, mamma mia, che veramente sporchi questi luoghi,
Sporco, puzzolevato. Tu ci ritorneresti? No, no. Ma ti sei lavato? Io sì, tu? No, io ancora no. Ah, ancora no? No, volevo conservare i batteri. E ho due toilette. Senti. Ah, mamma mia. I corridoi sono tutti quasi uguali. Potete immaginare quanto doveva essere grande questo albergo. Cioè, c'è una piscina paurosa, bellissima. Vestiti ovunque. Una domanda. Ma anche a voi fanno paura i topi? O fanno schifo solo a me? Cioè, qua io non ho paura di niente, serpenti, cani, ma i topi proprio. Proprio le malattie che portano non li sopporto. Sì, sì, spero che non sia l'unico. No, vabbè, anch'io ho paura. Vabbè, ma tu lo sai, ma tu lo sai che io, la mia paura è estrema. Vabbè, continuiamo. Comunque, certo, no, che questo albergo è ancora più grande di quell'altro. Sì, ma quell'altro l'ha messo bene, questo è vero. Proprio distrutto. Distrutto ed è anche pericolante. Ah, comunque vi lasciamo sopra il link dell'altro albergo che abbiamo esplorato. È un video veramente molto bello, ma anche questo non è male come posto. Occhio a camminare sui materassi, le cose, ci potrebbero essere i topi. Perché dice, perché c'è pure così topi? Perché sono stati segnalati centinaia e centinaia di ratti. Centinaia e centinaia di ratti che c'è una porta chiusa. È una cosa curiosa, scusami se ti interrompo. C'è una porta chiusa con il lucchetto. A me non sembra, però non la vedo. Sì, sì, no. C'è il lucchetto. Come se si intravede qualcosa dentro. Si vede niente. Probabilmente qualcuno vive qui e si sì, qua hanno creato proprio come dei mini appartamenti dove le persone. Ma vedi qua, niente. In pratica ci vivono. Poi qua sembra pulito. Apri, vedi un po'. Siamo pacifici, eh? Ragazzi, siamo qui per aiutarvi. Vogliamo denunciare il degrado di questo luogo. Fammi vedere. Oh, qua ragazzi, vedete, c'è un vestito appeso. C'è una sedia, uno specchio dove magari le persone si cambiano. Sì, il vestito veramente dappertutto. Questo specchio. Dove sicuramente anche si cambiano e si vedono. Siamo fighi con questa maglia. Va bene, ma c'è qui. Di fronte c'è un ospedale. Infatti le denunce sono venute proprio da lì. Esatto. Gli avvistamenti delle persone. Soliti corridoi lunghissimi. Allora, sì, allora una cosa, sì. La presenza umana si nota quando il luogo è un po' più pulito e curato. Infatti si vede lì, c'era la sedia, c'era un materasso, lo specchio, già uno stendino. Certo, tutti elementi. Qua come stanno messe le cose non sembrerebbe. Non sembra che, quindi direi di andare sopra. Si proseguire verso l'alto, sì. Piove, fanno tuoni. Non ci resta che proseguire, tu riprendi a me e riprendo a te. Vai. Andiamo. Vai, bene? Sì. Anche per la luce ti copri il viso, mamma mia. Ok, andiamo, dai. Qua saliamo, dai. Qui non c'è niente, giusto anche la veloce. Ah, vedi. Due buste del Carrefour a viso. Vedi, ecco, come dicevo qui, probabilmente avete aperto. Questa qua ci abitano. Ma ragazzi, fanno lo spazio, mezz'ora. Qui ci abitano, vedete i letti, c'è sotto, è pulito, come ho detto io, vedete le stanze, c'è sotto, non pulito, fai luce, poi luce, no, qui, no.
guardate ragazzi, ci sono delle ciabatte, delle carte veramente per giocare, passare il tempo. Carte date però, quindi qui aglio, quindi quando c'è l'aglio si parla sicuramente di questioni africane, so che loro mangiano a parte. Guarda qui, qui sicuramente c'è, non lo so, o si nascondevano, o non lo so, qua c'era qualcuno, anche perché c'erano tutti gli oggetti sistemati, così. Per dire, le ciabattine sotto il letto, la busta appesa. Sì, perché poi se erano lì abbandonate da tempo, le ciabattine sono immesse dalla pollice, pulite, anche i letti, cioè vabbè, non è che stavano in albergo. Sì, però erano abbastanza sistemati. Sì. No. Ok. Vabbè. Busta della spesa. Va bene, proseguiamo. Sì. Allora, stiamo attenti perché non sappiamo chi ci viva. Dai, metti la luce. Cioè, montagne di lì, non so se si rende l'idea l'immagine, ma sono proprio montagne. Le zanzare stanno ritornando. E ne ha da notare anche un'altra bicicletta per bambini. E basta, sbatte queste cose. Sentiamo troppi rumori strani, ragazzi, per venire da sopra. Non vorrei che fossero tornati i residenti di questo posto. Aspetta, Enia, va. Secondo me di là c'è qualcosa. Vabbè, dove passiamo qui? No, a mezzo sta merda, no. No, qua no, troviamo un varco. Ragazzi, ma Vittorio, sta mettendo un tempo bruttissimo, che dici di andarcene? Sì, mo ce ne andiamo. Io direi di dare solo un'occhiata a qualcuno con lo buio, dopo gli alberi. Trovato. Qui ci sono altri posti comunque ancora esplorati. Che in questi momenti i giovani esploratori di Scovrenia provano un po' di FIFA. Ma sì, che si dice di noi, ragazzi, vedete buio pesto. I rumori dei temporali. Il rumore temporale qui. Sentiamo le porte che sbattono. Vedi di andarcene. Ok ragazzi, si è messa a piovere, la nostra esplorazione finisce qui. Finisce qui. Venia, aspetta, vi chiediamo gentilmente di lasciare un like al momento. È successo? Ho notato una cosa un po' comica, ambigua. Cioè? Cioè, come mai quando io faccio sempre i saluti finali, tu muovi le labbra secondo il mio... Che dici? Ma non è vero. Non mi credi? Guarda. Vediamo. Di lasciare un like, un commento, quindi ci vediamo alla prossima avventura. Non sappiamo dove andremo, ma lo faremo. Ciao ragazzi, allora, metto calma, nei prossimi video vi prometto che non lo farò più. Se lo fa, disiscrivetevi tu. Però se non lo faccio, consigliate anche i vostri video ai vostri amici. Va bene? Questo è un momento importante. Quando avremo successo, faremo un nuovo gadget. Sarà il profumo. C'è il profumo di 1000 esplorazioni. Non mi laverò. Concentrati, quindi il mio sudore. Sono stanze. È a posto. Giusto, facciamo il film.